Power Volley. Giordano, oggi presentazione della squadra, direi belle emozioni perché dall'altra parte della rete c'era una squadra d'eccezione. Nonostante i carichi di lavoro abbiamo visto un bel gioco. Raccontaci un po' le tue parole su questa prima uscita ufficiale di Power Volley. Sì, beh, dai, diciamo, vediamo il bicchiere mezzo pieno, anche se secondo me si può sempre fare qualcosa in più, soprattutto nel secondo e nel terzo. Però è difficile che sei lì punto a punto fino al 12-11, così, 12-10, e poi magari loro hanno quell'accelerata che si portano avanti 3-4 punti, poi dopo è difficile riprenderli. Però dai, ci teniamo stretti il primo set, che secondo me abbia giocato una buona palla a volo, e siamo stati attaccati a loro fino al 20. Abbiamo avuto anche la palla per andare, mi sembra, 22 pari, però non ci siamo riusciti, ma ci teniamo stretto quel primo set. Bene, 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 bene. Abbiamo visto il palazzetto pieno, noi ci speravamo tanto, la gente è venuta numerosa, adesso domani avremo un altro scontro, vedremo con chi sarà, però insomma diciamo che i primi risultati iniziano a vedersi. Ah sì, la cornice di pubblico oggi era veramente bellissima e mi auguro che domani ce ne sia ancora di più. E spero che questa cornice di pubblico ci sia anche quando cominceremo il 20 ottobre, me lo auguro, perché comunque vedere un palazzetto pieno con la gente che tifa per te è bellissimo. Poi il 20 ottobre avremo un derby, quindi spero che ci sia tutta questa gente. Grazie mille. Grazie a voi. Siamo con Mister Maranesi. Allora Marco, prima uscita ufficiale di Power Volley, una cornice di pubblico direi emozionante. E dall'altra parte della rete quei campioni che noi guardiamo in televisione. Per te è la prima volta, la prima esperienza, raccontaci un po' questa esperienza e poi dopo parliamo della parte tecnica. Beh, emozione importante, però insomma quando poi il primo pallone è caduto e poi ha prevalso il problema di ordine tecnico o tattico, per cui poi si è cominciato a giocare a pallavolo. Con tutte le difficoltà che danno questi tipi di giocatori, però anche con tutte le soddisfazioni che poi hai nel momento in cui sei vicino, insomma parli lo stesso linguaggio, poi è chiaro che loro sono più bravi e devono vincere. Chiaro, chiaro, chiaro. Noi abbiamo visto che nonostante i carichi di lavoro, nonostante una differenza tecnica evidente sotto alcuni punti di vista, un po' fisica ed è decisamente anche un po' tecnica, insomma sono stati momenti della partita in cui ci siamo fatti sentire anche noi, insomma, ci siamo fatti rispettare. Beh, insomma, questa è una squadra che punta in modo deciso a vincere lo scudetto. Papi non si discute, Simon non si discute, Fei non si discute, il palleggiatore della nazionale argentina non si possono discutere, sono giocatori che non si possono discutere. Noi tutto sommato per pezzi di partita abbiamo tenuto il campo in modo dignitoso. È chiaro che la differenza, io direi soprattutto dal punto di vista fisico-atletico, è evidente, c'è la categoria, però insomma il test è stato assolutamente positivo. Parliamo di Power Volley, parliamo della nostra squadra, della prestazione dei ragazzi oggi, cosa hai visto di buono, cosa hai visto di meno buono? Allora, adesso anche numeri alla mano, ho visto che per esempio il nostro fondamentale al servizio si è pareggiato come efficienza rispetto a loro, e questa è già una cosa importante. Aspettavo delle risposte da Pinto e le ho avute, e molto positive. Ancora da rivedere Nemanja Jakovljević, perché ha ancora questo problemino al piede che sicuramente lo condiziona sia nel salto ma soprattutto negli spostamenti, tanto che al secondo set si è un po' riacutizzato e ho dovuto levarlo. Bene al centro, Giordano è una garanzia, anche i due liberi secondo me mi hanno dato buone risposte. Bene. Per cui da questo punto di vista, soprattutto le cose buone, c'è questo aspetto che è un aspetto psicologico. Giocare questa partita è relativamente facile, perché nel momento in cui te la giochi dopo non hai nulla da perdere. Diverso è la verifica nel momento in cui ci sono le partite anche da vincere, dove quindi la tensione sicuramente salirà, bisognerà tenere il nervosismo a bada e gestire un pochettino l'evento agonista. Va bene, grazie mille Marco Maranesi. Eccoci qua con Matteo Daolio. Allora Matteo, direi ottima e bella presentazione di Power Volley oggi,
palazzetto gremito e dall'altra parte dei campioni. Cosa ne dici? Dimmi le prime impressioni. Bellissima presentazione, un sacco di gente, poi anche un orario abbastanza scomodo, quindi vedere così tante persone sabato alle 2 è stata una bella sorpresa. Per la partita poco da dire, noi abbiamo pensato a fare il meglio che potevamo, ma di là c'è una delle squadre, forse la squadra più forte in Italia in questo momento, ho visto anche i cambi che ha e siamo in categorie diverse, però ci siamo divertiti, dai. È chiaro che c'è un aspetto fisico, atletico e tecnico differente, però oggi Power Volley si è anche difesa abbastanza bene in alcuni tratti della gara, poi loro sono loro, mettono il turbo e se vanno, però abbiamo visto delle cose positive oggi della squadra, no? Sì, dal punto di vista fisico sono impressionanti, non finiscono mai a muro, veramente. Soprattutto per me che vengo dalla B1 e sono due categorie di differenza incredibile. Però ho visto molto bene la squadra, ho visto bene Pinto, abbiamo comunque giocato a tratti, siamo stati punto a punto, bene Mattera e sono contento, contando che avevamo anche tanti infortunati, Nemagna non al meglio, Sirri che deve ancora rientrare. E quindi tu non al meglio perché il riscaldamento ha avuto un problema. Io diciamo in questo periodo sono un po' sfortunato, ce l'ho tutte io. E meglio adesso che meglio adesso, avanti. Speriamo, sì, vorrei anche cercare di mettermi in forma però, prima o poi. Grazie a Matteo Daolio. Grazie a te.